La donna di questa estate è una donna che viaggia. Viaggia attraverso il viaggio vero, ma anche un viaggio virtuale. Abbiamo voluto elogiare un paese che è tanto lontano, ma in realtà è tanto vicino, che è tutta l'America Latina. Perché in realtà negli ultimi 10 anni credo che il mondo sia stato contagiato da questo bellissimo paese. La musica, ormai chi di noi non ha ballato un suono latinoamericano. Abbiamo voluto anche un po' sdoganare questi oggetti che compri in questi viaggi e poi quando torni in città li depositi in un cassetto perché comunque qua non sarebbero adeguati. La nostra collezione è partita proprio pensando a questa cosa e quindi portando quello che è tutta la parte del Messico, del Perù, dell'America Latina in una donna urban e quindi con una lettura di Elisabetta Franchi. Bellissimo, portare un po' il viaggio in città, insomma. Senti il calor che il sol te quema e deja atrás todos tus problemas. Ahí vive hoy, ahí vive hoy. E oggi non sei sola, Elisabetta. Non è nuovo perché è sempre uscito in passerella. In realtà è 20 anni che è al mio fianco e oggi ho detto, da oggi anche tu farei la tua intervista. Sei contento di ciò, Filippo? Per il tuo volto non mi vedo. No, perché io sono sempre rimasto un passo indietro perché sono molto timido. Però è giusto supportare anche questo. Tu quanto sei stato condizionato nella tua esperienza creativa, poi senz'altro anche di vita, ma non interessa l'aspetto creativo, da questi paesi meravigliosi che ci diceva Elisabetta, che effettivamente stimolano l'immaginazione e il desiderio di tanti? Sono paesi che trasmettono proprio la gioia di vivere, cioè la musica, il ritmo, i sorrisi delle persone che incontri in questi paesi che a volte non hanno niente ma sono felici. E quindi ci piaceva proprio portare, far continuare il viaggio anche in città, al ritorno, contaminando il guardaroba Elisabetta Franchi con quelli che sono gli elementi di questi, gli elementi estetici, diciamo, di questi. Il tuo accessorio preferito che ricorda un po' questa cultura latina? Beh, sicuramente un cappello da gaucho, delle pampa in paglia. Da portare dalla mattina alla sera anche in occasioni speciali con un red carpet. Senti il calor che il sol te quema e deja atrás todo tu problema. Sai vive hoy, hai vive hoy. Questa è una bella rivoluzione di stile, Elisabetta. E il nuovo gioiello invece che un diamante, tante micro canottiglie di legno che emanano luce lo stesso, ma ti ricordano un po' quei paesi. Ma fantastico, tante donne secondo me accoglieranno questo tuo suggerimento di stile con estrema gioia, perché abbiamo bisogno un po' di libertà e di desiderio, di sogno anche durante la vita frenetica cittadina. Io ti ringrazio tanto, Elisabetta, e aspettiamo ansiosi lo show. Buon spettacolo.